Droghe. Lasciamo stare. Colpa della società. Tainted Overlord. La sua band preferita. Lo conosci bene. Gli mandavo sempre un album ogni suo compleanno. Chiuso. Sai dov'è la chiave? No. Questa è roba costosa. Randy poteva permetterselo. Stai scherzando? Randy non potrebbe mai permettersi un affare del genere. Troppo costoso. Dobbiamo accedere, ma non ho idea della password. Puoi craccarla? Fammi fare un tentativo. Ci siamo. Mi puoi dare una mano? Cosa di profondamente sbagliato in quel cartone. Ho la pelle d'oca. Hanno fermato Harris su un mezzo come quello. La strada bloccata. Cazzo, River, me lo ricordo. Vive vicino a una vecchia scuola. Un vero angelo d'empatia questo bastardo, eh? Ha scoperto l'identità di Randy. Gli ha mandato il gioco in regalo. Ha attirato Randy davvero professionista. River, stai. Vedi quello che vedo io? No. Non è possibile. Perché l'avrebbe fatto? Non solo hanno deciso di incontrarsi, ma sembra che Randy fosse emozionato come un bambino diretto al Luna Park. Ma che
cazzo? Quello stronzo deve aver ingannato Randy. Natalie doveva essere l'unica persona di cui si fidava Randy. Si può vedere la pagina con il link? Un link. Forse quello di cui parlava Randy. Beh, scopriamolo. Pagina nascosta creata da Anthony Harris. Cristo, mi viene da vomitare. C'era un file qui. Cancellato, pare. Ma il nome c'è ancora. Fai video sul computer di Randy, non aveva un nome simile. Ehi, guarda. Il nome di questo cartone corrisponde al file mancante sulla pagina di Harris. È quello che dovevamo trovare per Owen. Vi, ci siamo! Randy deve averlo scaricato. Certo, ma Vi, non capisci? Potrebbe essere la chiave per la mente di Harris. Sì, speriamo. Ehi... Puoi fare una delle tue magie da Netrunner per scoprire altro? Non sono quel genere di mago. Ok. Dovremmo cavarcela senza. Quel cartone, River. Forse è quello che stavamo cercando. Hai detto che ci serviva qualcosa per far sognare Harris. Mandalo a Yawen. Giusto. Lo mando subito. Ok, dice che ci fa sapere domani mattina. E che sono un pezzo di merda. E... Dai. Andiamo a mangiare qualcosa. Non facciamo preoccupare Joss più del necessario, ok? Siamo sulla pista giusta. Ne sapremo di più domani. Fine. Dorian, per favore. Ma sembra di mangiare le caccole! Joss, abbiamo finito. Avete fatto? A letto, allora. Questo è per te, zio River. Grazie, Monique. Avete trovato qualcosa? Domani sapremo. Ho inviato delle prove al laboratorio. Potrebbero dirci dove trovare Randy già domattina. Da quando è che non mangi? Ieri. Prendi il mio, non ho fame. Grazie, magari dopo. River, sii sincero con me. Lo troverai. River è un investigatore con le palle. Fai come se lo avessimo già trovato. Non mollo finché non lo trovo, Joss. Joss, ti secca se vi usa la roulotte di Randy stanotte? No, va bene. Ti fermi, vero? Devi aiutarmi ad arrivare fino in fondo.
Certo che resto. Sai arrivarci? Sì, e vado diretta a dormire. Non deve essere facile crescere 3 figli da sola. Ma con mio marito non era più facile. In effetti era meglio quando non tornava. A volte speravo sparisse per un mese, in modo da non averlo intorno. Quindi deve essere stato un sollievo quando se n'è andato. Ho pianto ogni notte per settimane. Mio marito è stato ucciso, il padre dei miei figli. Mi dispiace. Randy è cambiato. Si è chiuso in se stesso. Per non parlare degli altri due. La vita era difficile con lui e lo è senza di lui. A volte non c'è soluzione. Così terribile, eh? La moto e l'autostrada. Era quello il suo mondo. Ma a casa... Te ne racconto una. Una volta ha portato Dorian in città. Doveva fare una commissione, padre e figlio. Quella notte è tornato ubriaco marcio, accusandomi di aver chiamato gli sbirri. L'avevi fatto? River l'aveva trovato e aveva portato Dorian a casa. Com'è morto? Gli Aldecaldo mi hanno detto che è morto in modo onorevole, qualunque cosa significhi. Mi hanno mostrato il suo corpo, dove un tempo c'era la sua faccia. Non ho visto alcun onore in questo. Cambiamo argomento. Tieni duro, Joss. Vi, sveglia. Non ho dormito abbastanza. Ha chiamato Eowyn. Il cartone ha funzionato. Sta sognando. Hai la BD? Ce l'ho qui. Tieni, collegati al computer. Voglio vederla sul monitor. Quella dottoressa è veloce. Niente male. Che cosa ti prende, Anthony? Devo segnalarlo. Spero che tu capisca. Questo non è un comportamento normale. Anthony, hai ucciso la tartaruga di Liam. Era malata, non mangiava, se ne stava nel suo guscio. Volevo solo aiutarla. Iniettandole dell'HGH. Come ti è venuto in mente? Te l'ha insegnato tuo padre? Sei stato accolto da brave persone. Si sono fidate di te. È così che le ripaghi? Il tuo amico è morto, lo capisco. Ma non è una scusa. Chi se ne frega? Che cosa hai detto? Ok, ne ho avuto abbastanza. Ne parlerò con il preside e con i tuoi genitori adottivi. Tale padre, tale figlio. Non osare parlare di mio papà! Esatto, stronzetto. So tutto. La fattoria è fallita e papino si è fatto saltare la testa. Stai zitto, stai zitto, stai zitto! Non nominare mio papà! Scemo! Non puoi! Non puoi! Era malata! Non stava bene! Volevo solo aiutarla! La fattoria è fallita, la fiera è fallita.
Siamo tornati ai tempi della gioventù di Alice. Ah, mi ricordo questa sparatoria. Abbiamo studiato il caso ai tempi dell'Accademia. Dammi un secondo per controllare che scuola fosse. Laguna Verde. La città è stata allagata negli anni 50. Beh, almeno sappiamo più o meno dove abitava Alice. Mi sa che ho finito. Trofeo, vecchio. Datato 2042, primo posto nel torneo di lotta interscolastica. Dove sei finito? Vieni qui! Eris sembra ancora più giovane qui. Vieni qui! Che c'è, papà? Non dimentichi niente? Ti ho fatto una domanda! Io non lo so! Livelli di colina e metionina. Vedi niente di strano? Troppo bassi? Avresti dovuto controllare prima di scuola. Che cosa hai da dire in merito? La mucca morirà per colpa tua. La ucciderai come hai ucciso tua madre. Scusa. Ah, non scusarti! Aumentale gli ormoni! E spegni quel dannato cartone! Quante volte te lo devo dire di non lasciarlo acceso, eh? Metà della giornata la passa a spegnere quella merda! Mi sa che ho finito.
c'è modo di identificarlo. Il padre del ragazzo era un vero stronzo. Sembra un bioscanner per bestiame, per i segni vitali. Lo vedi? La mucca è malata, come le altre. Vieni qui! Arrivo! Iniettori da bestiame per ormoni antibiotici. La gente mangiava carne piena di merda. Quante volte devo dire di cosa facevo? Parte la giornata! Integratori nel mangime per la salute del bestiame. E dove staresti andando, Mike? Vieni qui, furbetto, ti farai male. Tony si prenderà cura di te. Da bravo, su. Credo sia questo il posto B. È un ricordo recente. Deve essere la sua tana. Ho trovato dei cavi. Un orologio. Un'ora a mezzanotte. Sembra che Peter Pan abbia trasformato la fattoria in una cazzo di fortezza. Benzina. Deve essere stato un'officina a un certo punto. Oh, merda. Tratta i ragazzini rapiti come bestiame. Lo senti anche tu? Trasporto della spazzatura. Il segnale per scaricare. Deve esserci una discarica vicino. Guarda, un altro. Guarda il timbro dei pompieri qui. City South. Ottimo. Non vedo Randy. Il terminale controlla i recinti. Ce ne sarà un altro da qualche parte per mine e torrette.
Una macchina che controlla un sistema di iniezione per stimolanti, ormoni o roba simile. Sul modello della fattoria c'è scritto Petrochem. Ehi, le torri illuminate. Pubblicità dell'album delle Askrex uscito all'epoca. I colori cambiavano ogni ora. Mi sa che abbiamo finito. Ok, a che punto siamo esattamente? Sappiamo che Harris abita accanto a una vecchia scuola che ora è sommersa. Dalla fattoria si vedono il profilo della città e le torri delle Askrex. Distano poche miglia. Sappiamo anche che la fattoria è vicina a una discarica. Le torri con la pubblicità dell'album delle Askrex cambiano colore ogni ora. E così sappiamo l'orario. 11 di sera. Esatto. E questo vuol dire che la fattoria è a est della città. Sud-est, anzi. Il timbro sul documento NCFD veniva dalla regione a sud. La fattoria è un modello della Petrochem. Possiamo eliminare le altre. Il che limita le possibilità è Jude Farm. Deve essere il nostro posto. Allora... ci siamo. Spero di non aver mandato tutto in merda. Avanti, andiamo.